Rimane, dice l'arbitro, quindi ultima boccia per la formazione della Zeni Piero, società del Comitato di Lodi. Questa arriva sicuramente ottima. Sembrava ottima, dovrebbe aver invece lasciato il punto, sembrava che calasse sulla boccia gialla, ma come al solito aspettiamo, attendiamo la misurazione dell'arbitro. Punto è preso. Due bocce per Andrea Cappellacci. Sentiamo Cappellacci, dichiarato boccia del punto. Ha colpito la sua, ma erano bersaglio e l'arbitro dice che sono due punti prima. Il punteggio, qui siamo al secondo tiro, punteggio è di 2-0 per la formazione lombarda. Sembra ben giocata questa boccia di Andrea Cappellacci, prende il punto. Ottima. Vediamo un po' ora al punto. Federico Patrignani sta parlottando con il suo compagno per cercare la strada migliore per andare vicino al pallino. Cade sulla sinistra, vedete questa boccia, ma di forza ottima. Punto trova la strada migliore, è buonissima la forza. Ora toccherà a Cappellacci. Due pezzi. Niente da fare per Cappellacci. Stanno sicuramente decidendo se tirare il pallino, ancora la boccia. Portano la boccia comunque avanti, coprono il fondo. Comunque anche nella difficoltà si cerca sempre di perdere meno punti possibili. Jacopo Gaudenzi, buona anche questa. Leggermente sul lungo, oltre la linea, vedete il pallino è prima e quindi possibilità per Patrignani di poter realizzare un ottimo punto con eventuale possibilità di rimpallo. Ben giocata questa boccia. Prende il punto.
Ora vedremo Pedretti al tiro. E una boccia leggermente più lunga forse del secondo punto. Vediamo poi se la tira con il salto, porta pure avanti la boccia, colpisce quel tanto di spostarla, realizza il punto, possibilità per lui di farne due. Ancora una ulteriore misurazione per decidere se i punti sono uno o due. Vediamo nel frattempo anche il risultato parziale, il campo numero 3, dove Crippa Perego della Cadoraghese di Como stanno affrontando Paolo Luraghi e Luca Viscusi della Rinascita di Budrione e questa formazione conduce per 9-1. Vediamo quanti punti vengono attribuiti alla formazione lombarda, sono 2 e si portano sul 4-1. Tiro molto corto, addirittura non valido. Il lancio del pallino da parte della formazione avversaria. Gaudenzi all'accosto. Ottima boccia per Gaudenzi. Capellacci al tiro. Colpisce boccia e pallino. Il pallino era più corto e difficilmente avrebbe potuto andare a fondo campo. E Patrignani che va all'accosto. Un po' troppo lunga questa, non è sicuramente una boccia valida. Oltre che lunga, naturalmente sono sempre soggette a rimpalli. Mentre Jacopo Gaudenzi gioca un'altra bella boccia, crea ancora un altro bersaglio. Vediamo un po' se riuscirà a colpire il pallino e così addirittura oltre al pallino è riuscito a indirizzare la sua boccia verso l'altra boccia del proprio compagno. Ora sono 3 i punti per Ancona 2000, di cui 2 ottimi. Tirerà sicuramente il secondo punto. Vediamo se riuscirà a colpire. Ha tirato la boccia corta sua. Qualcosa ha fatto, ma non tanto. Rimangono comunque 2 punti. È riuscito ad alzare la boccia che era a bersaglio, ma rimangono comunque sempre 2 punti buoni.
Tira di volo la boccia corta. Bassa e quindi non colpisce. Rimangono 2 punti a terra per i giocatori di Ancona 2000. Federico ha la possibilità di farne tre. Non riusciamo a vedere da qui se pensiamo che non l'abbia inserita. In effetti, 2 punti e non tre. Vedete la coppia di Ancona 2000 che stanno parlottando su come giocare questo pallino. E il pubblico è attaccato ai giocatori vedete giù in fondo nei 4 metri. E sicuramente queste persone, giustamente, diciamo, hanno diritto di vedere, ma non si accorgono, non capiscono, tra virgolette, per carità, non me ne vogliano, che disturbano i giocatori in quella posizione. Buona questa boccia sul corto per Patrignani. Il punteggio è 4 per la formazione lombarda, 3 per i giocatori dell'Ancona 2000. Tiro, guardate, adesso non è inquadrato, ma il giocatore della formazione lombarda ha chiesto al pubblico di spostarsi in quanto non riusciva a tirare. Giocatore abbastanza corpulento e quindi ha bisogno anche di spazio per poter tirare e in quella posizione non è facile. Boccia un po' lunga per Jacopo Gaudenzi. Ci prova nuovamente Patrignani a far meglio. Non crediamo possa prendere il punto, questa è troppo corta, ne aveva di spazio. Ma non ne ha approfittato. Non è sicuramente una boccia da tirare, in quanto essendo sul lungo, se Cappellacci prenderà il punto, hanno la possibilità anche di veder rimpallare la boccia lunga. Poche bocce tirate a punto per Cappellacci, vediamo un po' se sarà bravo ad inserirla. Va comunque sulla boccia corta, mi sembra che abbia fatto tanto e l'arbitro dice che la boccia è nulla. Colpita in pieno. Dicevo già che Cappellacci ne ha giocate pochissime, appunto, e quindi facile anche sbagliare. Questa sembra scarsa, vediamo un po' se l'arbitro ci dirà se sarà preso o meno. Il punto rimane. 3 bocce sbagliate su una boccia circa 70 lunga sotto una sponda, ma sbaglia ancora Gaudenzi per paura di colpire le bocce corte di Ancona 2000. Vediamo se farà meglio Pedretti. Campo numero 3. Vi scusi Paolo Luraghi, conducono per 10-2. Due punti e la formazione di Gaudenzi Pedretti si portano sul 6-3.
Boccia giocata quasi al limite dell'asse destro da parte di Jacopo Gaudenzi, lascia spazio ancora, ma sul corto è sempre una boccia che può preoccupare la squadra avversaria. Questa volta sembra che Federico abbia tirato abbastanza bene, la forza è ottima, la strada idem, e quindi prende il punto. Due pezzi. Sembra intenzionato il puntista di coppia ad andare, anzi no, scusate, Pedretti che va al tiro. Pallino pieno. E guardate che punto a fondo tavola, non è bersaglio. Vediamo un po' Cappellacci, si appresta al tiro a fondo tavola. Colpisce e sembra che possa aver sì. In effetti ha fatto anche il punto. Bravo Andrea Cappellacci. Punteggio sul campo 3. A 11 sono arrivati Viscusi e Paolo Luraghi contro i due degli avversari. Gaudenzi in accosto a fondo campo. Buona, ben giocata questa boccia, sempre che è a pochi centimetri dall'asse di fondo, dicevo ben giocata, e Cappellacci prova nuovamente a tirare. Non riesce questa volta a colpire. Ultima boccia per i gialli dell'Ancona 2000 e Federico Patrignani. Stanno pensando se tirare di volo la boccia corta. Vediamo se Patrignani... No, ha dichiarato il punto. Bella, colpita bene. Prende il punto. Tiro al punto da parte di Pedretti. Colpita al... Comunque colpita, non era il verso suo, ma realizza comunque il punto e si portano a 7-3. Jacopo Gaudenzi questa volta è andato troppo sotto la sponda, ha lasciato la boccia verso la sponda, un po' le sponde qua tirano, sembrano calamite, ed è andato a toccare, annullando di conseguenza la sua prima boccia per l'accosto. C'è un applauso al campo numero 3. Da parte del pubblico. Vediamo un po' se Cappellacci sì. No, ancora non ha dichiarato se dovrà. Sì, si chiede la bocciata di volo e l'arbitro si appresta a segnare i 40 centimetri. Buona la bocciata di Andrea Cappellacci.
Non è terminata la partita al campo numero 3, sempre 11 naturalmente per la formazione del Budrione di Carpi, mentre hanno realizzato un punto in più i loro avversari Crippa Perego 3, Paolo Luraghi, Luca Viscusi 11. Buona la boccia di Federico Patrignani, non rischiano il tiro in questa circostanza i giocatori della Piero Zeni, cercano di chiudere, di mettersi in difesa. Vi ricordo che stanno conducendo per 7-3. Ci potrebbe essere anche la possibilità di inserire almeno una boccia. Vediamo, prima è Federico Patrignani che ci prova, se riuscisse ad entrare tra le due bocce, ma non crediamo, forse dall'esterno, ma l'arbitro dice no. Si prova Cappellacci, stando più angolato, forza e la boccia è scesa proprio all'ultimo momento, era ottima, serve la misurazione, un punto comunque. E sono due. 5 Patrignani Cappellacci, 7 Gaudenzi Pedretti. Ed ora è Patrignani a impostare il gioco. È terminata nel frattempo la partita sul campo numero 3 con la vittoria dei giocatori della Budrione di Carpi, e mi riferisco a Luca Viscusi e Paolo Luraghi. Sbaglia la bocciata questa volta Pedretti. E prova Jacopo Gaudenzi a stringere. La boccia, vedete, scende verso la tavola e si posiziona proprio dietro la boccia del punto. Anche questa boccia giocata da Gaudenzi non era male, ma leggermente lunga. Vediamo poi l'arbitro se decreta il punto prima o preso.
Sembra di no, non è preso, in effetti Pedretti che si appresta alla giocata con l'ultima boccia, vedete poi a fondo tavola ce ne sono tre gialle, quindi questa tornata dovrebbe, diciamo sempre, dovrebbe essere favorevole ai giocatori dell'Ancona 2000, eccoli qua inquadrati. Giocano la boccia a fondo tavola per chiudere, per coprire. Saranno costretti sicuramente a muovere nella parte posteriore, diciamo. Non è facile sicuramente venire a punto. Anche perché in quella posizione in campo tira parecchio verso la sponda. Ma poi decidono di andare a punto. Vediamo un po' se riuscirà a passare questa boccia, ma la traiettoria è quella, la boccia non si sposta, probabilmente il canale, chiamiamolo così, è talmente ampio in quella posizione che la boccia cammina solo in quella posizione. Tirandola dall'esterno, come fa adesso Cappellacci, deve trovare subito la calata giusta, ma l'ha lasciata molto esterna e crediamo che purtroppo per la loro formazione, per la formazione anconetana, col punto a terra e tre bocce in mano, riescano a realizzare pochino. Luca Cavazzuti della Rubierese, nessuno delle tre bocce vengono inserite, quindi solo un punto per Patrignani e Cappellacci che si portano a quota 6, a un punto dalla squadra avversaria che chiama 7. Patrignani all'accosto, non eccessivamente buona. Gaudenzi prova a far meglio. Mi sembra corta. Poi va verso la sponda destra. Punto non fa. Ed ecco qua un'altra inquadratura, Manuelli, Cesini e Di Nicola con il presidente dell'Alto Verbano sullo sfondo, Paolo Basile. Torniamo in campo. Anche questa non è giocata bene, è più corta dell'altra, bastava semplicemente toccare la sua boccia per poter realizzare anche due punti, ma questo è facile sempre a dirsi. Vediamo un po' Pedretti al tiro. Oltre le due bocce sbagliate esce anche il foro e quindi un'altra opportunità per la formazione dell'Ancona 2000 per poter incrementare a
Ancora un errore, ora c'è parecchio spazio sulla parte sinistra del pallino. Per inserire alcuni punti, vediamo se riusciranno nell'intento, non ci dovrebbero essere altri giochi da fare che venire a punto. Rimane larga questa boccia, ma sono due punti. Ben giocata anche questa da parte di Cappellacci, forse sposta il pallino, ma lo sposta sulla sinistra e quindi non ci sono problemi, sono tre punti a terra. E questa non arriva, 3 punti 6, 3, 9 a 7, punteggio ora vede avanti la formazione di Ancona 2000. Ancora Patrignani, nonostante non abbia fatto delle buone giocate, diciamo che gli avversari in questi ultimi due tiri si sono proprio incartati e avrebbero potuto già aver vinto la partita. Chiamano 9, in precedenza avevano tre bocce in mano, non ne hanno inserita nessuna oltre il punto a terra. E in questa circostanza ci poteva stare anche il quarto punto di Cappellacci. Vedete che non riescono a prendere il primo punto. C'è tanto, l'arbitro ha misurato, ma ci saranno almeno 10 centimetri di differenza. Stanno cambiando qualcosa. E il bocciatore ora che va a punto è Beltrami e Pedretti. Questa volta prende il punto. Tiro per Cappellacci. Via la boccia pulita. Ed ora è Gaudenzi, Jacopo, vedete la boccia che sta prendendo questa pendenza, ma comunque era buona di forza e riesce a prendere il punto. Vediamo nuovamente in bocciata Andrea Cappellacci. Colpisce ancora nuovamente, pulito, ultima boccia per i giocatori del comitato di Lodi. Sembra molto larga questa boccia, poi potrebbe anche rientrare. Prende, dice l'arbitro. Cappellacci sembra intenzionato a far tirare la boccia del punto, forse Patrignani ha la boccia sua favorevole, ma in questa circostanza avete visto Cappellacci ha alzato le mani dicendo
in pratica la boccia ce l'hai tu e vedi di giocartela al meglio. La possibilità c'è, ma non è poi sempre così facile. Il punto è preso, controlla nuovamente se fossero due punti, un punto per Ancona 2000 che si porta a quota 10, 7 gli avversari che da qualche giocata, da qualche tirata stanno giocando decisamente non bene. Si sono scambiati anche i ruoli, il bocciatore passato puntista. Sempre sul corto, questa boccia è parecchia corta, ma comunque sempre fastidiosa. Buona questa. Colpisce, posso anticiparvi i premi che andranno ai giocatori di questa prestigiosa gara organizzata dall'Alto Verbano. Alla prima coppia classificata andranno, oltre ai rimborsi spese stabiliti dalle norme federali, anche due orologi Gaga Milano dal valore di 1.500 euro cada uno, più due sterline. Alla seconda coppia classificata due sterline più due marenghi, ai terzi e ai quarti due sterline, dal quinto all'ottavo due marenghi, oltre naturalmente alle tabelline federali. Questi appunto erano i premi messi in palio per i vincitori, dai vincitori di girone fino al primo classificato, alla prima coppia classificata. Sono ancora in difficoltà i giocatori della formazione lodigiana. Vediamo se questa volta Jacopo Gaudenzi prende il punto un po' sul lungo, sembra preso dalle immagini, ma poi le immagini si possono anche smentire. Comunque Federico Patrignani ha la boccia sua sul corto favorevole. Boccia che va nella sponda, è incredibile. In certe circostanze ormai dovrebbero averla capita che la boccia, la sponda tira, stando da dritto, senza angolarsi tanto. Comunque, ripeto, è sempre facile da fuori rilevare queste cose, poi in campo cambia tutto. Ben giocata questa boccia di Cappellacci, ma tante possibilità gettate al vento per poter vincere questa partita più agevolmente da parte dei giocatori dell'Ancona 2000. Vediamo al volo tiro da parte del puntista della formazione, e mi riferisco a Jacopo Gaudenzi. Ultima boccia per lui. Colpisce, ma vediamo che va a fondo campo anche il pallino, la boccia del punto. Realizza il punto
Gaudenzi, e quindi il punteggio va su 8-10. C'è un cambio ancora, ci sembra, il pallino lo tira il giocatore che ha bocciato in questo momento. No, è solo il pallino e Pedretti che imposta il gioco nel minimo. Non male. Sembra buona anche quella di Patrignani. Ben giocata, quindi pallino, boccia di volo. In effetti stanno sicuramente parlando di questo, ma dichiarano la boccia di volo. Un saluto a Edo, FIP Perugia. Bah, i campi, secondo il mio modesto parere, non è che siano così difficili. Ci dicono che durante il campionato dell'Alto Verbano le formazioni che vengono da fuori si adattano subito a questi campi, quindi probabilmente è una questione anche momentanea dei giocatori in campo. Al tiro Cappellacci, tiro di volo, bel cambio, altro accosto per Pedretti. Ottima questa giocata. Il mio saluto prima a Dedo della FIP Perugia era dovuto in quanto sono dotato di chat e quindi gli rispondo via microfono al suo saluto e principalmente a cosa mi aveva chiesto. Quindi ancora un ottimo tiro di volo da parte di Cappellacci. Sono 3 punti, dice l'arbitro, ma non, sicuramente non gli viene in mente di tirare il pallino al giocatore della formazione rodigiana, Jacopo Gaudenzi, che raccoglie un altro punto e si porta a quota 9. 9 per la formazione di Lodi, che è formata da Jacopo Gaudenzi e Davide Pedretti. 10 chiamano i giocatori dell'Ancona 2000. Partita che si avvicina alla conclusione e con, direi, con molta vediamo adesso Cappellacci al tiro di volo. Bellissima questa giocata, stavamo per dire che la partita diventa molto interessante in questo frangente. Vediamo un po' se vanno al tiro sul pallino. Sicuramente lo colpisce Gaudenzi. Da quando hanno cambiato qualcosa sicuramente è scattata in questa coppia.
in due tiri e sicuramente la squadra avversaria, la formazione avversaria non ne ha approfittata, e ora sono lì che stanno cercando di poter vincere questo incontro. Cappellacci questa volta non colpisce e lascia due punti a tavola molto molto buoni. Ora sarà Patrignani a cercare di non far partita agli avversari, perché vi ricordo che chiamano 9 e hanno due punti a terra. Vediamo un po' questa giocata sotto tavola. Fa un ottimo gioco, direi ne prende 3, 2 erano e ci ha messo la sua. Ancora non completamente guariti, tra virgolette, guardate in fondo al campo, c'è un signore che addirittura sta per entrare in campo a fondo tavola. Vediamo questo tiro di Gaudenzi, bravo nel colpire, ma non è altrettanto fortunato. Vediamo un po' se il punto è preso o no, dovrebbe essere sempre dell'Ancona 2000. Grazie alla giocata precedente di Patrignani, che è riuscito a colpire il secondo punto e quindi realizzare il punto. Ora ultima boccia per Pedretti, potrebbe anche tirare sul lato sinistro, vedo due bocce della formazione lodigiana. E quindi anche se il pallino dovrebbe scorrere da quella parte non dovrebbero avere sorprese, direi. Vediamo un po', dichiara la boccia del punto e quel signore è costretto ad alzarsi. Non colpisce la boccia del punto, ma probabilmente c'era un bersaglio. Il punto è fatto. Non ci sono possibilità di sorta, in quanto deve assolutamente venire a punto. Anche se il pallino sembra abbastanza alto, non si sa mai, tirando potrebbero anche... Ma vediamo, è di diverso avviso Patrignani, il pallino effettivamente è abbastanza alto e non dovrebbe essere rimbocciato. Vediamo un po', ha avuto ragione lui e dovrebbe aver fatto partita. In effetti è così, vincono Patrignani dopo aver sofferto, Patrignani e Cappellacci, e quindi si qualificano per le semifinali. Noi ci fermiamo, ci sentiamo tra poco.